mi ero proposto di dare in 5 minuti proprio il fine della Divina Commedia, della commedia di Dante. Noi diciamo sempre Divina Commedia, ma se l'ha inventato Ludovico Dolci nel 1555. Dante probabilmente l'ha chiamata solo commedia, quindi cerchiamo di chiamarla come voleva lui. E a parte questo inciso, cercare di dare un po' il fine della commedia proprio in 5 minuti per capire perché Dante l'ha scritta, visto che ora ci inoltriamo nella seconda cantica, quindi diventa sempre più difficile, come ci dice Dante, stargli dietro, cercare di capire. Non è più solo l'inferno dove c'è il male, anche Dante fa questo percorso di autoconsapevolezza, perché insieme a noi, perché noi lo sappiamo, Dante ha avuto la più grande invenzione, ha fatto una rivoluzione del poema che possiamo definire epico o deporico, cioè quello del viaggio. Quello di Dante però non è solo un poema epico, non è solo letteratura. Dante era un poeta, ma era anche un cristiano. E quindi lui fa questa duplice rivoluzione, fa del poema epico il poema della storia di ogni uomo, quindi il poema esistenziale dell'uomo, scava nelle profondità più intime degli eroi che diventiamo noi, quindi le persone di tutto il mondo. Non c'è più, come diceva Dante stesso, ad esempio, nella Vita Nova si rivolgeva ai fedeli d'amore, quindi c'era già una cerchia ristretta, lo stesso nel Convivio si rivolgeva a chi aveva nozioni di filosofie. Qui, come dice nell'epistola di Cangrande alla Scala, il fine della commedia è removere viventes de statu miserie et perducere ad statum felicitatis. Quindi dice viventes, non dice neanche gli uomini, dice tutti i viventi. Poi naturalmente si riferisce solo agli uomini, ma vedete, ingloba tutti. E qual è questa duplice rivoluzione, l'altra rivoluzione che fa Dante? Vi ricordate Omero? Canta degli eroi greci, di Achille, di Ettore, quindi Virgilio narra di Enea, Dante narra di Dante. È la prima volta che in un poema di questa portata un uomo si mette al centro della sua opera, dice io nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai. E c'è sempre questa dicotomia nostra, mi. C'è alla fine del Paradiso, nell'ultimo canto, e c'è in altre mille occasioni all'interno della commedia. C'è sempre questo io che lo ripete, a volte insiste tanto, e c'è anche questo nostra, questo noi. È per questo che, con una definizione che hanno dato i critici, si dice che Dante è poeta personaggio. Cioè, è sia il poeta che scrive, ma quando lui ci parla, andatevi a rileggere i primi 30 versi del primo canto dell'Inferno, lì c'è tutto. Noi ormai li sentiamo nel mezzo del cammino di nostra vita, abbiamo perso il senso. Adesso purtroppo non c'è tempo, ma sarebbe da rileggerceli tutti in una mezz'ora per capire davvero il senso, perché lì c'è tutto. Dante lo sapeva, io con un poema non posso mettere delle parole a caso all'inizio, dove c'è la presentazione, c'è il patto col lettore. Lì dice tutto il fine della commedia, c'è cioè nel primo canto. E Dante dice, mi ritrovai in una selva oscura, però non si ricorda come si è perso, perché Dante nella selva oscura c'era già da tempo in questa perdizione del peccato, ma dice, ero come in un sonno. La commedia comincia quando Dante assume la consapevolezza di essersi smarrito. E ora faccio questo, notare questo. Dante nel primo canto del Paradiso ci parla del gran mar dell'essere, che è l'esistenza dell'uomo, e ci dice che tutti, per una rotta o per l'altra, in questo grande mare arriviamo alla fine, che è Dio. Bene, e qui ci dice quello che è il senso della commedia. Ci dice che la vita è un viaggio, un'avventura, ma non un viaggio senza scopo come quello di Ulisse, un viaggio per la conoscenza, un viaggio per scoprire, è un viaggio per tornare a casa. Adesso sarebbe troppo lungo da spiegare, io cerco di darvi in questi proprio 5 minuti un assaggio di quello che ci vorrebbe una vita intera per spiegare, ma Dante ci dice, usa 6 volte la parola esilio nella commedia, solo una volta per riferirsi al suo esilio personale, le altre volte l'esilio è quello dell'uomo, di tutti gli uomini, dalla patria celeste. Dal peccato di Adamo ed Eva, l'uomo è stato cacciato
e sulla terra è in esilio, lontano da quella patria. E ora Dante ha capito che, dice, la diritta via era smarrita. Poco dopo dice la verace via, la vera via, quella che è verità. Dante, e lo vedremo la prossima volta, perché c'è un verso nel prossimo canto che cantano questi beati, queste anime che poi saranno beate, in esito Israel d'Egitto, questo salmo, perché Dante e Mosè avranno qualcosa in comune, ma lo lasciamo al prossimo canto, perché se no ci togliamo già tutta la prima serata e poi non lasciamo, dobbiamo mettere un po' di curiosità per farvi tornare la prossima volta, sempre in viaggio con Dante. E Dante quindi ce lo dice già nel primo canto dell'Inferno, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Dice, c'è un bene, che è questo, è la salvezza dell'uomo. E io so che c'è questa salvezza, ed è la salvezza di arrivare a Dio. Però bisogna compiere questo viaggio, non sbagliare più la strada. Uno che è in esilio non deve trovare la strada per tornare a casa. E però Dante è ossessionato. Come Ulisse nel suo canto era ossessionato quasi dal fantasma di Enea, perché Dante continuava a fare questi riferimenti, no? L'empio Ulisse e il pio Enea, che invece fonda Roma, compie questo viaggio, arriva in Italia e dà fondamento a questa grande città, che per Dante è fondamentale perché sarà la storia romana entro la quale poi si costruisce anche la storia e la vita di Gesù. E dice quindi, e Dante invece è ossessionato dal fantasma di Ulisse. Dante ha paura del folle volo. Già nel primo canto, anzi nel primo canto si parla di alto basso. Ricordate il 26esimo dell'Inferno, no? Quando Ulisse diceva che hanno superato questo l'alto basso. E poi nel secondo canto dell'Inferno Dante ci dice, io temo di essere folle a compiere questo viaggio. Perché Dante, pensate, lui deve costruire un viaggio che solo San Paolo ed Enea avevano fatto per dare una speranza nuova all'umanità di palingenesi, di rinascere, di generarsi. Quindi Dante da poeta diventa quasi profeta. E perché dico questo? Perché Auerbach, un grande critico di Dante, non ha inventato nulla, però ha definito un modo per leggere la commedia di Dante, ma l'ha creato per leggere la Bibbia e poi l'ha applicato a Dante, perché Dante parla già fin dal primo canto dell'Inferno con le parole della Bibbia, che noi facciamo fatica a recepire perché non viviamo più al tempo di Dante, in cui i testi sacri erano imparati a memoria da tutti, quindi bastava sentire delle parole e venivano richiamate alla memoria. E Dante e Auerbach ci dice che per leggere la commedia c'è il concetto di figura. Sant'Agostino, quando c'era questa grande produzione ormai del Nuovo Testamento, diceva, ma c'è il Vecchio Testamento e c'è il Nuovo Testamento, qual è il testo a cui noi dobbiamo rivolgerci ora? E inventa questo concetto di figura. Quello che noi a scuola sentiamo parlare, no, il quadruplice senso di lettura della commedia, il senso letterale, allegorico, morale e anagogico. Bene, Dante ce lo spiega nel Convivio, ma poi tutto è semplificato in questo concetto di figuralità. Dante ci fa l'esempio, che poi vedremo di Mosè la prossima volta, ma ci dice in Sant'Agostino, il Vecchio Testamento è figura. E figura cosa vuol dire? Dice, è verità profetica, una profezia veritiera del Nuovo Testamento. Dice, è un fatto storico, è accaduto realmente, ma è un'anticipazione di quello che sarà. E questo che sarà l'altro fatto storico, quindi il Nuovo Testamento, la vita di Gesù, è il fatto che dà compimento al primo, cioè quello più vero. Se il primo aveva solo accennato, il secondo, che era stato però profetizzato, ora dà il compimento. Ed è così la Divina la Commedia di Dante, è una figura. Auerbach spiega con il concetto di figura anche Catone, pagano e suicida a guardia del Purgatorio. Esatto, sì. Poi Dante, diciamo, perché prefigura Dante, insomma, no? Sì, perché infatti poi c'è anche la figuralità inversa addirittura, perché sì,
tanti patriarchi avevano, diciamo, o anche eroi classici come Ercole, no, che uccide le bestie, le fiere selvagge, erano figure Cristi, quindi anticipazioni di Cristo. Ma dopo Cristo c'erano modelli di Cristo che quindi tornavano indietro per rifarsi la sua figura, il più grande nella commedia, che è l'anti-Ulisse per eccellenza, è San Francesco. Che guarda caso, Ulisse dice, ma l'Artor, no, che aveva nel cuore da fatto di andare per il mondo esperto, e come viene descritto la prima parola per descrivere San Francesco? Serafico in ardore. Quindi riprende questa parola ma dice serafico, quindi qualcosa di luce, ed è l'anti-Ulisse perché è la figura Cristi per eccellenza. E Dante avrà tanti modelli, Davide, Mosè, li vedremo la prossima volta. E quindi c'è questa figuralità inversa della commedia. E questo, diciamo, Dante è ossessionato da questo folle volo. Da questo folle volo che, pensate, fin nel paradiso, nel canto 28esimo, mentre Dante sale, vede dall'alto le colonne d'Ercole e dice il varco. Poi in Jean Bevan finisce il verso a capo folle di Ulisse. Quindi c'è questa parola che viene resa così forte, no, dalla troncatura del verso, questo varco folle che Dante rivede ancora nella memoria, aveva visto il folle volo con Gerione. Anche qui, pensate, c'era, adesso non mi ricordo il verso, che verso era, comunque, ma per la, ecco qua, no, che dice, questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fossi presso, che molto poco tempo volge vena. Dante quindi sa di essere folle, cioè di essere superbo, perché sì, la commedia, pur essendo il più alto poema, si fonda sull'umiltà. L'umiltà che ritroviamo in questo umile giunco che viene piegato dalle onde. Perché nel mondo classico, faccio questo piccolo excursus, l'umiltà era qualcosa di negativo, cioè erano le cose più basse da disprezzare. Ma c'è una rivoluzione con la figura di Cristo che si crocifigge, si umilia per salvare il mondo. E allora nel mondo cristiano, nella cristianitas, questo ipercontinente che è l'anticipazione dell'Europa, e l'umiltà è ciò che permette di elevarsi. E a Benito sicuramente è già venuto in mente, ma sicuramente anche a voi, quale verso esemplifica questo? Vi ricordate? Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. Ecco, in questo verso dice la grande umiltà di Maria, ma che la fa anche la più alta creatura. È per questo che si chiama commedia e non tragedia. Tragedia perché tutti i nomi greci, anche Dante dice commedia, erano posti con l'accento sull'ultima sillaba. E ci dice, è una commedia, perché la commedia era lo stile quasi il più basso, no? Però quello che poteva dire tutto. E Dante si umilia con questo, ma allo stesso tempo con questo, perché anche i testi biblici, se voi andate a leggere, sono scritti in modo semplice, piano, lineare, dicono cose semplicissime, ce lo dice anche Dante, ce lo spiega in certe sue opere, eppure dicono le cose più alte, perché solo umiliandosi si può arrivare davvero a Dio. E quindi Dante compie questo viaggio. E in questo canto primo del Purgatorio, come ha detto Benito, no, quella altrui di acqua era il fondo del canto, è la stessa rima, qui, quelle tre terzine, no? I tre versi, piacque, acque e rinacque. Ecco, guardate anche solo questa differenza. Nel canto di Ulisse c'era nacque, quindi rinacque, questo senso sempre di rinascita. Però ecco, sono riprese dal canto di Ulisse. Eppure qui è di vita e là era di morte. Poi forse ci sono anche nel canto 24esimo del Paradiso, ma ci devo ancora un po' studiare, quindi poi io dubbierò se davvero no, ci devo pensare ancora un po', però ecco, qui c'è la rinascita dell'uomo, quindi Dante può rinascere nel Purgatorio, ha la possibilità di rigenerarsi. Perché dice nel mezzo del cammin di nostra vita? Perché è la metà della vita? Ma perché la metà della vita sottintende lo snodo, una possibilità di cambiamento. E pensate, guarda caso il 1300 è l'anno in cui è stato inventato da Bonifacio VIII il primo giubileo nella storia del mondo. E quindi era l'occasione per tutti di rigenerarsi, di avere questa nuova possibilità,
di rinascere. E quindi Dante compie questo viaggio per la salvezza dell'uomo. Lui sa di essere forse un po' superbo nel porsi come profeta della nuova umanità, profeta di questa nuova salvezza, ma allo stesso tempo si umilia per compiere questo viaggio. E quindi questa è la cosa più importante. Poi sono meravigliosi tutti questi riti di passaggio che ci sono nella Commedia, quindi nel Purgatorio ce ne saranno tantissimi. E quindi questo gran mar dell'essere, vedete, accompagna, ci ha accompagnato nel primo canto dell'Inferno, ci accompagna ora qui, ci accompagnerà nel primo del Paradiso e ci accompagnerà sempre. E quindi abbiamo detto che questo è un poema esistenziale, essenzialmente. E Dante, già in questo canto, pone le basi per iniziare la sua rigenerazione. Dante ha visto il male, perché per arrivare al bene bisogna anche passare dal male, conoscere il male dell'umanità. E visto che Dante ci era caduto, ci si era smarrito nella selva oscura, che quindi è figura del peccato, figura del male dell'umanità. E ora abbiamo detto, avete visto, come ha detto prima Benito, il Purgatorio ha questa particolarità, si può definire la cantica più umana delle tre, perché nell'Inferno c'è solo il buio, nel Paradiso c'è solo la luce, qui invece ci sono albe e tramonti, comincia proprio con l'alba e finirà con la luce, naturalmente, il Purgatorio, però vedete, ci sono questi momenti della vita umana ed è la cantica in cui si sente di più in Dante pellegrino. Dante è stato definito l'uomo viato, quindi in viaggio, che sta compiendo questo viaggio per tornare a Dio, alla patria celeste e con lui tutta l'umanità. Ma qui si sente proprio il pellegrino, sia l'uomo esiliato, come Dante è stato esiliato davvero, ma anche l'uomo esiliato nel cuore, che ora qui cerca di riguadagnare questa altezza della montagna. E perché l'uomo ha perso questa possibilità? Ce lo dice Adamo, che ormai è in paradiso, è stato salvato dopo essere stato nel limbo, no? In fondo dove le anime, gli spiriti dell'antichità erano stati rinchiusi finché dopo la morte di Gesù, durante i tre giorni prima della risurrezione, Gesù Cristo era sceso agli inferi, aveva aperto le porte degli inferi, aveva tratto fino in paradiso alcuni spiriti dell'antichità e tra questi c'è lo spirito di Adamo, l'anima di Adamo. E Adamo cosa dice a Dante? Non fu per il gustar del legno. Questa è un'immagine biblica, il gustar del legno, cioè aver dato il morso alla mela dell'albero del bene e del male. Non è il gustar del legno, ovvero il limite in sé, perché c'era quel divieto e quindi non si poteva fare. Come Ulisse non è andato a fondo perché ha superato le colonne d'Ercole, perché c'era il limite e lui è andato oltre. Non è perché ha sorpassato un divieto. Dice non per il gustar del legno, fu, dice, la cagion di tanto esilio. E questa è l'ultima occasione, l'ultima ricorrenza nella Commedia in cui c'è la parola esilio. Dice, ma fu per il trapassar del segno. Ecco, questo trapassar del segno, cioè l'aver voluto essere Dio. Questa superbia di aver voluto la salvezza, di aver voluto essere Dio, quindi non dover più chiedere il perdono. Questo essenzialmente, infatti, si vede nel Purgatorio, proprio in questa cantica, come per avere il perdono bisogna chiederlo, non è automatico. Lo sa bene un personaggio che si chiamava Guido da Montefeltro, che è nell'inferno, perché lui credeva di essere stato assolto, perché Papa Bonifacio VIII l'aveva assolto, in cambio di un consiglio fraudolento, cioè di come fargli espugnare una città penestrina, no? Dove c'erano i nemici di questo Papa Bonifacio VIII, e quindi questo povero Guido da Montefeltro, consigliere fraudolento, che poi si era fatto frate, dice, beh, ma assolto, quindi automaticamente, anche se pecco, sono perdonato. Ma il diavolo che lo viene a prendere gli dice, tu non pensavi che io loico fossi, dice, tu non pensavi che io avevo ragione, ma che assolvere non si può chi non si pente, chi non assume l'autoconsapevolezza di aver sbagliato non può essere perdonato.
Ecco quello che fa Ulisse. Va oltre, cioè va oltre il limite, cerca il purgatorio, cioè la salvezza dell'uomo senza umiliarsi. Quella redenzione che Dio aveva posto oltre il mare, che il mare è la vita, cioè la possibilità e la libertà, ed ecco perché è così importante. La libertà non è il fine della commedia, è il mezzo della commedia. Il mare è quel posto dove l'uomo, con quel suo piccolo legno, con la sua piccola barca, ha la libertà e la possibilità di scegliere il bene. Queste parole, possibilità, libertà, scelta, sono quelle che legano tutta la commedia e la storia dell'uomo. Quindi ha la possibilità di salvarsi. Ulisse è andato oltre, ha scelto di andare con la sua compagnia, no? I suoi compagni, questa nave picciola, e con questa sua orazione picciola al cammino, lo ripete sempre, questo picciolo, questo infinitesimo di fronte a quello che è Dio, e con questa barca di legno si perde sui flutti, arriva al purgatorio, ma viene la nave si impenna, la prua scende giù, la coppa si alza. Io mi immagino Ulisse aggrappato all'albero maestro della nave, un po' come quando si era fatto legare per resistere alle sirene, che ancora un'ultima volta guarda questa montagna, e poi la nave si spacca in mille pezzi e il mare si richiude sopra di loro. C'è come il pugno di Dio che trascina Ulisse al fondo. Poi c'è solo il silenzio, non c'è più nient'altro. E invece Dante ha scelto un'altra strada, in questa sua figuralità inversa, abbiamo detto, di scegliere il modello di Cristo, di San Francesco, di umiltà, ha deciso di intraprendere questo viaggio, pur sempre in quello stesso mare, verso quella stessa meta che è la casa della patria, di ogni uomo, da cui ogni uomo deriva e che ogni uomo, di cui ogni uomo sente la mancanza. Guardate, la fine di ogni cantica è la parola stelle, quelle stelle che Dante guardava, lui guardava sempre il cielo, anche il primo canto dell'inferno, quando c'è l'ultimo atto di speranza, prima di tutto l'inferno è, che tra l'altro sono, il primo canto inizia con terzina, punto, quindi fine del periodo, terzina, fine del periodo, poi c'è un periodo più lungo, e a metà terzina c'è proprio questo guardare in alto, ecco, questa è un attimo speranza di guardare in alto, vedere la luce oltre il monte, sperare di raggiungerla, e ora qui ce l'ha la possibilità. Anche qui Dante e Virgilio stavano sbagliando, no? Vi ricordate quando nell'inferno diceva che andava avanti e il piede basso, il sinistro era sempre il piede basso, c'era sempre questa tendenza a scendere, no? E qua dice segui i miei passi, volgiamoci indietro, che di qui dichina questa pianura sui termini bassi, vedete, ritorna, dice stiamo di nuovo sbagliando, cambiamo, andiamo su, ora c'è la possibilità, perché Dante, a differenza di Ulisse, sceglie di percorrere il gran mar dell'essere, aggrappandosi sì come uomo umile e piccolo a un legno, ma questo legno, mentre lui vede, passando dal purgatorio, questi brandelli umani, che sono tutto l'inferno, e si possono concentrare in quel rottame della nave di Ulisse, lui tra quei legni può varcare questo mare, perché è saldamente abbracciato con tutta la fede al legno della croce, con cui può e sa di poter avere la salvezza, e quindi cerca anche di portare tutti noi con lui. Ecco, questo è il grande fine della commedia di Dante, ed è per questo che è una poesia immortale, perché non è solo poesia. Dante riesce con la poesia a rinchiudere la fede, la teologia, la filosofia, tutte queste condizioni esistenziali dell'uomo che vivono oggi come allora, tali e quali, e li riesce a sigillare con una delle poesie più belle del mondo, e quindi è qualcosa di straordinario che può vivere e parlare ancora a noi oggi. E vi dico solo questo, poi guardiamo il video che ha preparato Benito. Solo la struttura metrica, che se l'ha inventata Dante la terza rima, non c'era, non esisteva. E voi sapete, no, l'endecasillabo non è un verso di 11 sillabe, ma anche se certi endecasillabi hanno 11 sillabe, quasi tutti, ma è un verso in cui l'accento cade sulla decima sillaba del verso. Ma questo adesso non ci interessa. Ci interessa dire che la terzina, se voi la vedete, immaginatevi adesso qui, A, B, A, B, C, B, C di C, si spande sempre da una terzina, riporta due versi,
il verso precedente neanche altri due, quindi è un'espansione, come un cammino che va sempre avanti, finché non si chiude potrebbe andare avanti all'infinito, quasi esponenzialmente, quindi rappresenta questo viaggio dell'uomo che va avanti, anche in questa struttura metrica perfetta. E ora, prima di tornare a Dante col canto, guardiamo questo video sul Purgatorio. Sì.